soffre uno su quattro di noi. Parliamo di ernia del disco, un'anomalia vertebrale che colpisce soprattutto nella fascia tra i 35 e i 45 anni e che porta un dolore. Ecco, vedete, anche le espressioni dolenti, un dolore lombare. Quest'ultimo è la lombalgia o lomboscialgia, cioè la compromissione del nervo sciatico, il nervo più lungo e voluminoso del nostro corpo, il cui dolore è spesso insopportabile ed è frequentemente legato ad un'ernia del disco. E qui ne soffrono 8 persone su 10, pensate, l'80% di noi. Ed uno su 5, cioè il 20-25%, è giovane. E cosa fare? Come affrontare questo stato con terapie mediche senza pensare di ricorrere subito alla chirurgia, il cui esito spesso è risolutivo, ma spesso è anche un grosso punto interrogativo? Tra le terapie mediche prende sempre più corpo, ne parliamo da tempo, l'ozonoterapia. Con noi il nostro grande specialista, Alfonso Forte, medico fisiatra del gruppo Forte dei centri CEFISA. Benvenuto, dottor Alfonso. Dunque, partiamo dalle cause. Dottor Forte, di un'ernia del disco. Come si usa diciamo, l'ozono nell'ernia discale? Allora, sicuramente le cause dell'ernia del disco sono molteplici, non esiste una causa singola. Sì. I fattori ereditari rappresentano, diciamo, una sorta di predisposizione genetica, ma diciamo, più che altro la postura, il peso corporeo, la mancanza di attività fisica, spesso le attività fisiche, anche cioè, le attività lavorative, le posture costanti, alterano i normali carichi a livello della colonna vertebrale e quindi favoriscono il formarsi di queste protrusioni inizialmente, che Sì. successivamente si trasformano in ernia. Sì. Diciamo che il mal di schiena sicuramente rappresenta uno dei dolori più frequenti nella popolazione, e rappresenta circa l'80% delle cause di dolore, in generale. È una delle cause più frequenti di assenza dal lavoro. Certo, sì. E in particolare le discopatie e l'ernia del disco rappresentano una grossa fascia di cause di dolori vertebrali. Sì, ecco, diciamo che ognuno di queste noi dovremmo cercare di Di evitare evitarle, o di tant'è vero che migliorare. sicuramente, voglio dire, Sì. il consiglio di ridurre il peso, il consiglio di non fumare, anche il fumo, Sì. diciamo, incide negativamente su quella che è la patologia discale vertebrale. Sì. Il peso corporeo e quindi uno stile di vita corretto, quindi diciamo, adeguato stile alimentare e un'adeguata attività fisica rappresentano dei fattori Insomma, predisponenti. Ma effettivamente, diciamo, in fase acuta cosa fare? Sì. Innanzitutto una corretta diagnosi, perché voglio dire, molto spesso voglio dire, ogni dolore alla schiena viene considerato un'ernia del disco. E Non è questo non è vero, così, non certo. tutti i dolori alla schiena sono causati dall'ernia, Sì. cioè l'ernia rappresenta una grossa fetta dei dolori vertebrali, ma ha delle caratteristiche particolari, generalmente un dolore radicolare e un dolore irradiato lungo l'arto inferiore, poi a seconda della radice che va a colpire l'ernia, cioè l'ernia come si vede ecco, nell'animazione, questa è una protrusione discale, c'è cioè un nucleo all'interno della Sì, vertebra, sì. questo nucleo polposo protrude al di fuori e spinge quindi l'anello fibroso, che è come questo manicotto che circonda l'ernia, contro una struttura anatomica. Struttura anatomica che può essere, voglio dire, molto spesso una radice. Quindi a seconda della radice che va a colpire, se è una radice lombare, diciamo, nella gran parte dei casi, le ernie colpiscono la colonna lombare, Sì. meno frequentemente quella cervicale, molto rare è la colonna dorsale, quella toracica, proprio perché è più rigida. Per cui l'animazione lo illustra molto bene, questa compressione su questa radice, vedete quella gialla è una Sì, radice vertebrale, la compressione su questa radice crea innanzitutto in una prima fase una fase irritativa, quindi un'infiammazione, un edema, un trasudato, per cui c'è una sorta di fase irritativa dolorosissima, ma col lungo andare questa fase irritativa diventa diciamo una fase spenta, dove la radice tende poi a morire, cioè nel senso che dalla fase irritativa si passa poi alla fase deficitaria. Chiaramente lì scatta il ruolo della chirurgia. sì.
Oggi la chirurgia vertebrale per l'ernia del disco è relegata a un 10-15% ecco, delle persone con una lombosciatalgia, sì. A differenza di 20 anni fa dove tutte le ernie del disco venivano operate indipendentemente. Oggi invece voglio dire, l'indicazione chirurgica è diciamo, sicuramente necessaria nei casi di deficit di forza, nei casi in cui ci siano dei deficit di riflessi, quindi si abbia la perdita della sensibilità. Sì. E nei casi chiaramente di dolore intrattabile, sì, per definire un dolore intrattabile dobbiamo necessariamente adottare un corretto presidio terapeutico, quindi bisogna prima provare una terapia conservativa. Ecco, prima parlavamo, abbiamo accennato l'ozonoterapia, in questo rappresenta sicuramente la principale indicazione conservativa per una lomboscialgia, ad esempio legata ad ernia del disco. L'ozono perché? Perché l'ozono innanzitutto è una terapia naturale, è una terapia biologica che praticamente non ha controindicazioni. Noi, voglio dire, non la facciamo soltanto nelle donne in gravidanza, ma per il resto non presenta alcuna controindicazione. Sì. L'ozono è un potente antiossidante e un potente antinfiammatorio, per cui in realtà, voglio dire, iniettato per una via molto semplice, che è la via paravertebrale profonda, quindi con l'ago si raggiunge proprio la sede, diciamo, del conflitto tra il disco e la radice. Sì. In quella sede non solo ha l'azione di sfiammare la radice, quindi diciamo di asciugare questa infiammazione come un phon, ma anche un'azione disidratante sull'ernia, cioè ha un effetto curativo. Sì. La procedura è una procedura semplice, si effettua in ambulatorio, è una puntura, vedete, lungo diciamo i muscoli paravertebrali, per cui la tecnica è fondamentale, chiaramente. Sì. Ma è una tecnica semplice e ambulatoriale. L'effetto disidratante sull'ernia chiaramente non è un effetto immediato, noi lo diciamo sempre, non aspettatevi i miracoli alla prima seduta, sono necessarie una serie di sedute, perché voglio dire, in una prima fase noi spegneremo il dolore e quindi l'infiammazione, ma la terapia va continuata nel tempo per 10-15 sedute, proprio perché noi vogliamo curare l'ernia del disco attraverso diciamo questo meccanismo di disidratazione dell'ernia. Sì. Ecco, e vediamo adesso in un prossimo filmato dove e come si inietta l'ozono, diciamo con delle buone, ottime percentuali di successo, fino all'80%. Le percentuali sono molto altissime. Alte, nel senso sì, effettivamente è chiaro che il 100% in medicina non esiste, non c'è una la matematica diciamo percentuale di successo, ma un 80% è una percentuale effettivamente molto 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 alta. Sì. Ecco, diciamo che non è come gli anestetici in genere. È curativo. È un curativo. È un curativo perché ha delle proprietà. Antiossidanti e antinfiammatorie, per cui quella che vediamo ad esempio nell'illustrazione, questa è una spinale sostanzialmente, questo chiaramente è una procedura già un po' più diciamo invasiva rispetto all'ozonoterapia. È chiaro che in quelle forme resistenti, laddove neanche l'ozonoterapia riesce a effettivamente ad avere successo, si può provare l'ozonoterapia paravertebrale, si può effettivamente provare una procedura un pochino più invasiva, quindi entrare proprio all'interno, creare una nucleolisi con l'ozono. Chiaramente questa ad esempio è una procedura che va fatta sempre con la brillanza, quindi o con una guida TAC o con l'amplificatore di brillanza, perché effettivamente bisogna entrare quindi all'interno dei forami guidati chiaramente dall'imaging. Ecco, prima dicevamo. Oggi invece, voglio dire, noi ad esempio abbiamo sostituito l'utilizzo dei raggi X, quindi di queste radiazioni, ad esempio con l'utilizzo dell'ecografo. Sì. Le punture paravertebrali profonde, specialmente quando vogliamo effettuare un intraforaminale, quindi vogliamo effettivamente entrare all'interno dei forami intravertebrali, come ecco, si nota appunto nell'illustrazione, noi anziché utilizzare la brillanza, oggi utilizziamo gli ultrasuoni, quindi la guida ecografica. Sicuramente oggi innocua, esatto, supera un po' il concetto della brillanza, sia per il paziente, perché chiaramente ci sta un minore assorbimento di radiazioni X, ma anche per l'operatore che, voglio dire, naturalmente fare ecco 10-15 procedure con i raggi X al giorno diventa un problema effettivamente anche di salute per il medico che deve effettuarle. Sì. Ecco, abbiamo detto che la lomboscialgia è un effetto dell'ernia discale, cioè spesso nell'80% dei casi ho letto
una conseguenza dell'ernia, può anche essere conseguenza di altro, diciamo altre cause, sì. Però nella maggior parte dei casi molto frequentemente è l'ernia, sì. la leva. Ecco, come si usa l'ozono in questi casi, cioè nei casi delle sciatalgie, delle lombalgie? Abbiamo le stesse applicazioni oppure si segue un protocollo diverso? No, allora a seconda della patologia cambiano i dosaggi, cioè esistono delle percentuali, in realtà è una miscela di ossigeno e ozono, sì. Quindi la percentuale di ozono all'interno di questa miscela varia a seconda di quello, sì. Che noi vogliamo trattare, sì. Quindi se è una sciatalgia utilizzeremo delle una procedura e delle miscele di ozono, sì. Se si tratta di altre patologie, perché noi in realtà l'ozonoterapia la possiamo utilizzare anche per infiltrazioni intraarticolari, la possiamo utilizzare, ripeto, come un antinfiammatorio a 360 gradi, quindi, sì. Effettivamente nel caso di ernia del disco noi utilizziamo delle percentuali, utilizziamo una procedura, ripeto, una procedura di infiltrazione paravertebrale profonda, a seconda poi della struttura anatomica, ecco, quello cambia, che noi vogliamo raggiungere, utilizziamo degli aghi di lunghezza diversa, delle vie anatomiche e una guida ecografica per poter raggiungere il sito sede della patologia, perché come giustamente lei diceva prima è cosa ben diversa una sciatica vera, voglio dire molti dolori vertebrali vengono scambiati per sciatica, sì. Ma ripeto, una lombalgia con un'irradiazione del dolore che arriva ad esempio fino alla coscia, sì. Non sempre è un dolore legato ha un problema discale. Diciamo, noi dobbiamo considerare sempre due grossi filoni: un dolore discogenico quando è legato all'ernia del disco, esatto. E un dolore non discogenico. Nel dolore non discogenico noi abbiamo una serie di cause, tra cui anche i dolori muscolari, una contrattura muscolare, una sofferenza artrosica delle faccette articolari vertebrali, una sofferenza di un'articolazione che sta più in basso, che è la sacroiliaca, possono causare dolore vertebrale, ecco, e possono dare anche una serie di, sì. Quel colore bluastro è l'ozono che lascia queste. In realtà l'ozono è incolore. È incolore, è, sì. Sembra quasi di qualsiasi, dice, dottore, ma che cosa mi infiltra? Aria? Sì. Quindi in realtà lì probabilmente nell'animazione è stato pizzicato un capillare venoso, per cui c'è un colore rosato. Sì, un po' quel colore rosato è dato, ecco, sì. da un capillare che è stato pizzicato, sì. Nell'infiltrazione. Ma ripeto, l'ozono è come l'aria, è incolore, ha soltanto un odore particolare che si sente, per cui è un odore aspro che si sente, ecco, nell'ambiente in cui noi facciamo ozonoterapia. L'odore che noi sentiamo quando c'è un temporale, vero? Esattamente, l'odore, cioè, che noi sentiamo. Ricordiamolo che l'ozono è scatenato, sì, scatenato, sì, dai, sì. Fulmini. Sì. E diciamo quindi la procedura è una procedura semplice, ecco, sono delle infiltrazioni paravertebrali che si effettuano appunto lungo le sedi di dolore, poi a seconda dei livelli interessati io farò tante infiltrazioni, una o più di una, generalmente si fanno un paio di infiltrazioni simmetriche bilaterali, sì. Ecco qui il gas, questo è il colore tipico dell'ozono, sì, esattamente, sì. assolutamente trasparente. E quindi importanza, come diceva lei prima, della visita e quindi, sì, della diagnosi corretta, precisa. E di una corretta, chiaramente, procedura di esecuzione, che deve essere necessariamente mirata al tipo di problema. Sì. Quando la diagnosi è corretta e quando la procedura è corretta, i risultati, ripeto, come giustamente anticipato da lei, raggiungono, diciamo, livelli elevati, quasi dell'80%, per cui sono risultati, sì. davvero ottimi. Ecco, tra le cause delle ernie discali, delle lombosciatalgie, l'abbiamo accennato in apertura, c'è il difetto di postura. La postura sarebbe l'atteggiamento, il modo in cui noi ci disponiamo con il nostro corpo, in piedi o seduti, ed invece la correzione della postura è fondamentale, insomma, nella lotta ai dolori vertebrali. Ne abbiamo parlato altre volte anche con lei, ma è importante tornarci spesso, perché oggi nella misurazione e correzione degli errori posturali la spinometria Formatic è, come si dice in gergo medico sanitario, gold standard.
Sì, effettivamente, voglio dire, trattare semplicemente l'ernia del disco come patologia e la lombosciatalgia come sintomo non è completo, nel senso che l'ernia si forma, e lo abbiamo detto, ed una delle cause dell'ernia è anche l'inattività fisica e il sovrappeso, il fumo e uno squilibrio posturale. Per cui alla fine, se noi non, una volta risolta la fase acuta irritativa, non facciamo una valutazione posturale completa, quindi a 360 gradi, e quindi non interveniamo su quella che è poi la reale causa, certo, dell'ernia del disco, rischiamo di fallire il nostro obiettivo. Perché? Perché in realtà soltanto attraverso, ad esempio, la spinometria che si vede all'interno dell'animazione rappresenta uno dei mezzi, quindi un'analisi dell'appoggio plantare e una ricostruzione tridimensionale proprio per vedere le curvature della colonna vertebrale, i vizi posturali, le asimmetrie, soltanto una valutazione corretta del genere ci consente poi di attuare un corretto piano terapeutico. Generalmente si effettuano degli esercizi posturali mirati al problema che possono chiaramente risolvere non solo la patologia dolorosa, ma anche, sì, avere un effetto preventivo, perché ricordiamo sempre che la prevenzione del mal di schiena deve necessariamente essere effettuata con gli esercizi posturali e con un'idonea attività fisica. Il, sì, sistema Formetric, ad esempio, specialmente nelle persone che svolgono attività sportive, è un sistema che noi utilizziamo anche negli sportivi, nelle valutazioni, sì, precampionato, perché chiaramente per un maratoneta, per un corridore, per un tennista, per un qualsiasi sportivo, ma anche per una persona che cammina molto, semplicemente correggere l'appoggio plantare può rappresentare la soluzione immediata ad, sì, un mal di schiena. Sì. Tanti problemi, tanti mal di schiena, tante lombalgie trovano la soluzione semplicemente con la correzione di un appoggio plantare, e a questo associare quindi anche una spinometria, quindi questa, la spinometria è un esame semplicissimo, non è una radiografia, non è invasivo, è una ricostruzione tridimensionale, è come un calco della nostra, sì, colonna vertebrale, sì, sì, per cui noi, certo, abbiamo specialmente sul piano sagittale una misura al millimetro di quelle che sono le curve della colonna vertebrale, quindi la lordosi cervicale, la, sì, cifosi dorsale e quella lombare, per cui abbiamo una misurazione al millimetro della nostra postura e quindi sappiamo dove poi intervenire. Bene, noi andiamo verso le conclusioni, quindi da quello che abbiamo capito, che ci ha detto il dottor Forte, guardiamoci allo specchio, facciamo autocritica e domandiamoci tutte le cose che lei ci ha detto. E cioè il fumo, il peso, l'attività fisica, il mangiare troppo, insomma, e anche l'altezza gioca il suo ruolo nella predisposizione a questi dolori, e poi quindi ricorriamo al medico, al fisiatra, all'ortopedico per arrivare alla diagnosi e non ricordarsi troppo tardi, quando è troppo tardi.